Cosa stai facendo esattamente? Sto esaminando il terreno. Ed è davvero necessario? Non dovevi parlare con me? Punta il cursore su di me e clicca con il tasto sinistro non appena vedrai l'icona di dialogo. Se lo facessi, chiuderesti finalmente il becco? Ne dubito. Credo piuttosto che apparirà un dialogo con varie scelte con le quali potrai darmi ulteriormente sui nervi. Emozionante. Beh, salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Deponia. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Io ho aperto erroneamente l'inventario ed è partito un dialogo della quale non ero minimamente a conoscenza. Dunque, dobbiamo parlare con Tony. Beh, parliamoci. Parlare con Tony. Non c'è bisogno di dirlo ad alta voce. Ehi, non stavo parlando con te. Invece sì, hai cliccato su di me. Ah già, vero, e me ne sono già pentito. A ogni modo non c'è nient'altro che tu possa insegnarmi. Non sai nemmeno come... Come... non lo sa nemmeno Rufus. Come parlare con come qualcuno. Come parlare con qualcuno. Vuoi dire come in questo momento? Esatto. Non sarà che non hai cliccato con il tasto sinistro quando è apparsa l'icona di dialogo? Icona di dialogo? Sei sicura che non si trattasse dell'icona super attraente con la testa di Rufus? No, proprio l'icona di dialogo. Per fortuna la tua ridicola faccia appare solo di tanto in tanto e solo nell'inventario. Serve per quando devi indossare vestiti o qualsiasi altra cosa tu debba fare. Il che succede troppo raramente per i miei gusti. Molto più comune è invece la domanda... Come esaminare un oggetto? Questo lo sanno tutti. Ah sì? E come? Punti il cursore sull'oggetto desiderato e quando appare l'icona di un occhio fai clic destro. Ah, vuoi dire sinistro? No, voglio dire destro. Dove si trova l'icona? Ah, quindi sarebbe quel destro di cui tutti parlano. Sai, io ho sempre chiamato sinistro anche quello. È molto più facile da ricordare. Certo, è anche comodo. Tu, proverò il tuo fantastico destro su quella cosa lì a terra. Punto il cursore su di esso e poi clicco con il tasto destro appena appare l'icona dell'occhio. Ecco. Ti prego, Rufus, non te la tirare. Più che te la tirare, dal tono sembrava quasi che te stava a sfottere, però ok. Cos'è? Un conversore di interferenza. Ma certo, la prima volta era un pistone catodico, poi c'è stata la testata di un reattore. Non potreste mettervi d'accordo una volta per tutte? Effettivamente. Chiamalo come ti pare. Ti servirà per riparare il pressarifiuti. E in che modo si presume che io debba farlo se non posso neanche raccoglierlo? Ma tu puoi raccoglierlo. Basta puntarlo con il cursore per far apparire l'icona della mano e cliccare col tasto sinistro. Nah, ci deve essere un modo più semplice. È quello che dico io. È da tre tutorial che continuiamo a prenderlo col tasto sinistro. Un modo più semplice, su via. Ups. Dove è andato a finire? Non avevi detto di sapere perfettamente quello che stavi facendo? Mai detta una roba del genere. Quando raccogli un oggetto, questo viene conservato nel tuo inventario. Per aprirlo, devi solo scorrere la rotella del mouse. Ehi, eccolo qua! Esatto! Questo è il tuo inventario. Certo! Ma che figata, abbiamo un inventario! Ed è il posto in cui troverai tutti gli oggetti che porti con te. Ti ricordi come si fa, vero? Ecco, questa cosa non è mai stata spiegata in tutti e tre i tutorial. Ti ricordi come si fa, vero cosa? Non avete minimamente spiegato che io devo prendere lo yin e lo yang e combinarli insieme, scusate. Guarda, Tony, ho riparato il pezzo. Rufus è contentissimo. Solo quando lo vedrò in funzione. Già, lo vedrai. Le mie doti di tutto fare sono sorprendenti. Beh, Rufus, dai, non perdiamoci troppo tempo in chiacchiere. Inseriamo questo qua dentro e premiamo il pulsante. Ci sta. Il prossimo come le altre volte, è... direi. Ehi, guarda che non devi starmi dietro tutto il tempo. Posso andare avanti da solo. Se lo dici tu. Ok, prendiamo quando il pulsante. Pronto? Dovrai... No, un momento. È solo un pulsante. Posso cavarmela senza di te. Effettivamente. Ehi, Tony. Cosa c'è adesso? Che ne dici se questa volta lascio a te l'onore di premere il pulsante? Perfetto. Così la ammazzi male? Ho scommesso con Doc che non ci saresti riuscito. Cosa? Ma se l'ho fatto, il pressarifiuti funziona. Guarda, ti faccio vedere. È nulla, è pur sempre un idiota. Uffa. Ora devo a Doc 5 slotti, ma ne è valsa la pena. Ma non sei neanche così contenta, su via.
Cari compagni elisiani, so bene con quanta ansia voi tutti abbiate atteso questo giorno, ma sfortunatamente devo comunicarvi che l'ispettore Cletus e la sua compagna non hanno ancora fatto ritorno. Di conseguenza non possiamo escludere la remota possibilità che giù a Deponia parte della popolazione sia riuscita in qualche modo a sopravvivere tra l'immondizia. Il comandante supremo Ulysses ha confermato che l'Organon è pronto a compiere la sua missione. Non appena la squadra ispezioni darà il via libera di ritorno dalle rovine di Porta Fisco, niente potrà ostacolare lo spettacolare inizio del nostro viaggio verso Utopia. È solo questione di ore e potremo finalmente dare all'Organon il segnale per far saltare in aria il nostro pianeta. La buona notizia è che, per via del ritardo, lo scivolo d'acqua rimarrà aperto per adesso. E guarda come sono contenti! Sono contentissimo, è rimasto lo scivolo d'acqua aperta. Guarda come si divertono! E poi è un posto magnifico paragonato a Deponia. Siamo ormai giunti alla terza avventura e vuoi scaricarmi come spazzatura. Per un po' di senape sul tuo tappeto, suppongo il tuo humor sia andato in aceto. Ma non è finita, scommettici pure, quest'ultima parte piacerà pure a te. Apri bene le orecchie e stammi a sentire, la storia va avanti, non c'è due senza tre. Non c'è un due senza tre. Terza ed ultima parte, signori. Addio, Deponia. Immondizia. Immondizia. E ancora immondizia. Fumo acre. Ehi, un momento. Fumo? Al fuoco! Cosa? Al fuoco! Salve, gentili signore. Ma stiamo cucinando? Bestentore! Vado a svegliare Bozzo e a prendere il rilevatore di mine. Calma, dolcezza. Sto solo preparando la colazione. Il rilevatore di mine. Di nuovo quella poltiglia col miele? Oh, no! Sì, però Bozzo la possiamo smettere di russare così, a che cos'è? Non capisci? La poltiglia è solo la base di questo piatto. Sto pescando in questo momento. Grazie a questa vecchia gru prenderò un bel pesciolone. Grandioso! Questa è nuova. Nessun problema, fammi pensare. A quest'ora dovremmo essere nel Mar dei Frammenti. Abbiamo ancora bende a sufficienza? Doc? Sì? Questo non è il Mar dei Frammenti. Cosa? Ah già, ho scordato di dirtelo. Ho ideato un piano grandioso mentre dormivi. Che hai fatto? Ho trovato una rampa d'accesso abbandonata per la monorotaia dell'Organon. E mi sono detto, il peschereccio di Bozzo era un veicolo ferroviario prima, giusto? Rufus! Ci hai messo sulla rotta di una nave dell'Organon! Sì, e ci condurrà direttamente alla stazione dell'alta ascensione di Porta Fisco. Dove si trova il quartier generale dell'Organon? E dove è attraccata l'ultima nave per Elysium. Era questo il piano, no? Sfrutterò la mia straordinaria somiglianza con Cletus per intrufolarmi a bordo insieme a Gal. Ma prima dobbiamo mangiare qualcosa. Beh, il piano non sembra male, eh? Questa è la gru. Ha abboccato. Pensavo non fossimo più in acqua. E quindi? Cosa vuoi dire con e quindi? E quindi cos'è che ha abboccato? Oh! Oh, guarda il Doc! Bozzo ne ha fatto una piega, sono pesante. Il Doc è proprio andato. Ma che stavo facendo? Per gli occhi. Ci dovremmo buttare sopra prima che lo facciano loro. Ok. Ci sarà tempo di raccontargli tutto più tardi. Certo. Ho scoperto chi è il responsabile di questo caos. Ma chi sarà mai? Lo specchio ultimamente. Sì, ma l'ho solo guardato. Non sono stato io a bruciarlo. Rufus ha bruciato anche uno specchio su via. Ma come ha fatto a bruciare uno specchio? Doc, tutto ok? Doc, come va? Rufus, il peschereccio sta andando in pezzi.
Devi fare qualcosa. E di certo non chiacchierare. Ma sì. E di nuovo che mi racconti? Allora, qua c'abbiamo un po' di padelle, utensili da cucina in generale. Qua c'è sta la navigazione, c'è qualcosa di interessante alla navigazione. Ci sono due luci lampeggianti sullo schermo del radar. Una verde grande al centro e una rossa grande dietro di essa. Può voler dire solo una cosa: che siamo a corto di coriandoli. Oh no! E come fammo mo senza coriandoli? O magari c'è sta qualcosa di gigante su di noi che ci sta venendo addosso. Credo sia più probabile. Oh, cacchio. Però... immagino che adesso Bozzo riconoscerà di aver bisogno di un peschereccio. Credo di sì. Oh, Rufus, avevi pienamente ragione. Sei un vero amico. Dubito che ti dirà che sei un vero amico, però... Vecchia palla di lardo. Ok, ma abbiamo pescato questo o questa è la gru? Non ho ben capito. A prua... se questa si può ancora considerare una prua. Cosa ti ha trattenuto, Argus? Ho appena parlato con il consiglio dei saggi di Elysium. Stanno cominciando a perdere la pazienza. Stiamo arrivando, comandante supremo. Ispettore Cletus e la sua compagna sono a bordo. Non ci saranno altri ritardi. Lo spero bene. Ulysses, ricevuto. In che senso Ulysses ricevuto? Dovrebbe essere più che altro Ulysses passo e chiudo. Tradimento! Ferma i motori, Argus. Cletus, non hai niente da fare qui. Dovresti rimanere nella tua cabina fino all'arrivo a Porta Fisco. Per quello ci sarà tempo. Questa donna non è la mia fidanzata. Mettete i suoi occhi nella piastra. Lo so bene, è una deponiana con un impianto cerebrale che, per essere precisi, contiene il chip con il cervello della tua fidanzata. Non è vero. E secondo te parla come Gal? Spolpate la carne dei loro polpacci. Aceto putrido. Magari sta per essere, come dire, travolta dal Mar Rosso? Sciocchezze. Che senso? Quel Rufus me l'ha proprio fatta. Dobbiamo tornare indietro. Povero stupido. Chiedo scusa, governatore. È qualcosa sui binari. E a me cosa importa? Passaci sopra. Non abbiamo tempo da perdere. L'ispettore ha dimenticato una cosa importante. E finirà in seri guai se non la trova in fretta. Oppenbot, tu accompagnerai l'ispettore Cletus. Come desidera, governatore. Ok, c'è roba da fare? Al ponte, alla poppa. Credo di dover andare alla poppa, no? Siamo stati al ponte prima. Gal, Gal, resisti, sto arrivando! Ok, muro laterale. Segnale, sta laghicchiando un pochettino. Dai! Infatti l'abbiamo preso in fronte. Aspettate un attimo, magari non lagga adesso. Ok, a posto, l'abbiamo preso meglio. E andiamo sul segnale. Il secondo gliel'ho fatto prendere apposta. Su via. Allora, devo andare qua. Supporto della gru. La gru potrebbe rompersi da un momento all'altro. Devo fare subito qualcosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, no, magari evitare la morte. Un posticino davvero romantico. Beh, a teatro non sei voluto andare. Almeno i posti a sedere sarebbero stati più comodi. Innanzitutto sarebbe bene che stringessi le viti. Io nel frattempo cercherò di liberare il cavo. Consideralo fatto. Ok, stringiamo le viti. Ma si allentano le altre due? Che cos'è? Ops. È caduta una. Vi provo questa? E no, perché è caduta anche l'altra. Oh, qualche progresso? Beh, sì, ecco, sì. Sì. Ho fatto qualche progresso, se così può chiamarsi. Esatto. Cos'hai fatto? Non sono stato io. Dannazione, Rufus, stiamo per cadere. No, non cadremo. Scivolo. Tranquilla, ti tengo io. Ma lasciare il cavo no? Vabbè che siamo aggrappati comunque alla stessa cosa, quindi... Sì, potevano lasciare il cavo. E Gal se ne va, nuda, tra l'altro. E sta girando in una ruota. Cosa abbiamo qui? Mollare la presa, no? In che senso cannone? Là sta arrivando qualcuno. E si è impallato il mondo. Dai, è così. Ma Rufus, chi se no? Come fai a non... Che roba è sta cosa? Un semplice fan, non fate caso a me. Che?
un fan. Proprio così? Ma continua pure. Concedimi solo una piccola domanda. Come intendi sbarazzarti di lui? Come... Si posso fare roba che... prima? Voglio dire, a quale delle tue spettacolari manovre ricorrerai? Oh, beh, questo. Ok, posso... No, un attimo, posso cliccare su questo? Ti prego, fammi cliccare su qualcosa. Ok, ok. Se sei rimpallata nel mondo è più. Non so cosa sia successo. Non ho la più pallida idea. Lo sorprenderò con uno speciale calcio di karate. Lo sorprenderò con uno speciale calcio di karate. Oh, uno scatto ad alta velocità. Ciò vuol dire che dovrò ridurre il tempo di esposizione. Karate? Scatto ad alta velocità? Di che state parlando? Lo scoprirai tra poco. Aspetta! Ho usato la pellicola sbagliata. Non potresti stordirlo con un trucchetto diverso? Certo. Gli regherò i lacci delle scarpe. Gli legherò i lacci delle scarpe. Ah, uno scatto ravvicinato. Dammi solo il tempo di montare il mio teleobiettivo. Ti sei bevuto il cervello. Le mie scarpe non hanno lacci. Annullare, annullare. Esatto. Il teleobiettivo ce l'ho qui, ma mi manca l'adattatore. Non potremmo mettere da parte l'idea dei lacci delle scarpe per il momento? Ma, ok, ma lei, come vuoi. Ma lei chi è esattamente? Mi scusi. Comunque lo disegnerò con le mie tecniche. Lo disorienterò con le mie tecniche di blackout. Ah, uno scatto con poca luce. Allora dovrò caricare il flash al massimo. Blackout, stai bluffando. Forse sì, o forse decisamente sì. Credo che attiverò la visione notturna. Non si sa mai. Ok. Ecco, fai quello che devi fare, Rufus. Dannazione, sarà troppo epico. Ok, ok. Uno, due... Sono cieco! Vabbè, pure lei è stupida, ha messo la visione notturna, è rimasto splashato malissimo, credo. Tada! Wow! Ci sei riuscito davvero! Già, mi conosci, no? Come diavolo hai fatto? Lo vedrai quando svilupperai la foto. E adesso andrai a salvare Gal, giusto? Chi? Ah, Gal, certo. Certo. E come pensi di farlo? Una cosa alla volta. Innanzitutto io e te dovremmo fare una chiacchierata. Davvero? Certo. Ma sì, tanto Gal non è in pericolo. Wow, che onore! Ma si avrà solamente... un po' di mal di mare. Quindi sei un mio fan. Sei un mio fan? Mi chiamo Barry. Ho percorso. Salve Barry. Unicamente per poter parlare almeno una volta con il mio più grande idolo. Beh, allora lasciami parlare invece di annoiarmi con la storia della tua patetica vita. Ma mi scusi, ma ha detto semplicemente. Vabbè, ok. Dovremmo usare questo tempo per fare un'intervista. Davvero? Non dovresti prima salvare Gal? No, ma sta bene. Ogni cosa a suo tempo. Esatto. Un vero eroe deve prendersi cura dei suoi fan. Wow, sei troppo il migliore. Mai sentito? Hai mai sentito di quando ho sottratto Gal dagli artigli dell'Organon? Ovvio, la storia di quando l'hai presa al volo mentre veniva giù dal cielo è ormai leggendaria. Ma mai quanto la tua disinteressata decisione di riportare Gal a Elysium, tralasciando qualsiasi interesse personale. Leggendaria? Epica! E invece di come ho smascherato la cospirazione dell'Organon? Puoi scommetterci! Hai combattuto centinaia di uomini dell'Organon per far spiegare tutta la verità a Cletus. Ed è così che hai scoperto che gli Elisiani hanno in mente di distruggere Deponia. Ma ciò che loro non immaginano neanche lontanamente è che Deponia è abitata. Il comandante supremo Ulysses e Argus, il suo tirapiedi, mantengono segreta questa informazione. E hanno spinto Cletus a falsificare il suo rapporto. Wow, ne parli come se fossi stato presente. Esatto, è come se fosse lui, Rufus. Ti rendi conto che sono stato io a far scoppiare la ribellione contro l'Organon? Chi altri se no? Al mercato nero galleggiante hai avuto l'idea di cercare dei compagni d'armi per combattere il Cancelliere Oscuro. Ed è stato lì che hai reclutato Janosch, Garlef e Leibold, i quali galleggiavano in un barile di cetriolini. Caspita, conosce perfino le cose che mi sono inventato. Addirittura. E sai anche che ho scongiurato lo spopolamento del Mar di Ruggine? Naturalmente. Hai condotto l'attacco ribelle contro una torre di detonazione dell'Organon. Senza l'aiuto di nessuno hai bloccato i morsetti di sospensione della bomba, per poi sottrarre Gal dalle grinfie del suo subdolo sedicente fidanzato Cletus. È andata esattamente così. Fammo altro? Che mi dici di fare qualche scatto adesso? Ah, fantastico. Vediamo.
Quale potrebbe essere il soggetto ideale? Gal? Vorrei scattare una foto di te impegnato a salvare Gal. Già, ma in questo modo si vedrebbe anche lei nella foto, giusto? Che peccato. Questa cosa non distoglierebbe inutilmente gli occhi dal protagonista? Tutt'altro. Servirebbe per enfatizzare il tuo altruismo. Tu dici? Va bene, allora preparati e assicurati di inquadrare bene il mio grande altruismo. Che cos'è? Cannone, proviamo un pulsante. Ok. Cioè sta una leve, prendiamo le leve. Geniale! Hai trovato il manuale per il controllo della velocità della nave. Esatto, il manuale del... Coso? Sento che sta per verificarsi un'altra straordinaria manovra di Rufus. Sì, ma cerca di sentirla senza fare tutto questo rumore. Possiamo metterla in pausa, rallentarlo, normale, velocizzi, che fai, non lo velocizzi, scusa. Su, dai, lo rallenti, ma anche no. Capisca, stai accelerando la nave, invece di fermarla come avrebbero fatto tutti gli altri. Questo perché tutti gli altri sono degli idioti. E che il peschereccio finisse bloccato tra gli ingranaggi, anche questo faceva parte del tuo piano. Ovvio. Sì, certo. E mo premiamo il cannone. Tieni duro, Gal. Ti tirerò fuori di lì. No! Hai una mira penosa! Certo che ho una mira grandiosa. Detto penosa, però ok. Dannazione! Il bersaglio del cannone è fuori mira. In che senso il bersaglio del cannone è fuori mira? Dannazione! Niente più munizioni! Abbiamo finito anche le munizioni? Vabbè, allora andiamo di leva. Guarda che scintille! Ancora una volta. Qua stanno andando a fuoco, non di più. Ma stai bruciando anche tu. Impressionante. La mia giacca sta andando a fuoco. Ma chi se ne frega, sono testimone di una leggenda. Fortunatamente l'organo non è noto per le sue eccellenti misure antincendio. Ah, sono solo chiacchiere. Ci scommetto i miei stivali. E i tuoi stivali. Ok. Però riprovo a dire di nuovo. La velocità massima. Ma così lento? La riscossa. Banda di guastafeste. Vabbè, abbiamo tramortito Barry. Ehi, svegliati. Stai sonnecchiando nel pieno del mio altruismo. Esatto. Barry. E che cos'è, Barry? Vabbè, prendiamo l'ascia. Prendiamo la manichetta e la colleghiamo al cannone. Sì, e poi usiamo il cannone. Ok. E poi ci arrampichiamo. Bene, adesso siamo in due ad essere pazzo, intrappolati. Scatenato. Una manichetta. È una manichetta. È una manichetta. Una manichetta è una manichetta è una manichetta? In che senso? Posso utilizzare l'ascia? Tieni. Duro. Ok. Eroe. Eh sì, ma te lo sei perso. Qualcuno ha lasciato la finestra aperta? No, no, si figuri. Guarda lì nello sfondo come vanno. E così il peschereccio ammainò le vele, inutile al viaggio che andava a seguir. Pure il morale era ancora le stelle, a parte il dettaglio che volevano dormir. Sapevano infatti che farsela a piedi era l'unico modo, non c'era alternativa a una simile marcia. Si affronta cantando, e se il coro respira un po' d'elio, chissà. Ma mi scusi, ma perché il coro ha respirato l'elio? Che cos'è? Ed è proprio qui che inizia il terzo capitolo. Sta zona me la ricordo. Era tipo una sorta di sì, zona horror.
E wow! Hai visto come ho fatto fuori il tipo dell'Organon con il mio attacco ombra? L'hai visto o no? Per la millesima volta, Rufus! È stato così fico! Lo chiamano Rufus! Rufus! Tutti insieme! È figo e non sbaglia! Ma come non sbaglia? E alla fine se la squaglia! Quaglia! No! Che? Ehi! Dove stai andando? C'è un hotel laggiù! Mi ricordava una cosa... Ho proprio bisogno di lavarmi! Soprattutto le orecchie! Un hotel un po' stralboso, ma lei è ancora nostro, tra virgolette, amico? Ma... Gal! Avanti, Rufus! Sei arrabbiata con me? Porca, malconcia, umiliata, un po' di tutto. Ma arrabbiata con te? No. Ok. In effetti è stato divertente. L'importante è questo. Ma alla fine siamo riusciti a mettere insieme i pezzi di Gal. E alla fine sei la squaglia. Va bene, dunque dobbiamo andare qua? Buie e ripide e scivolose. Sarebbe meglio fare un gradino per volta. Dopotutto non mi piacerebbe. Ecco, si è fatto malissimo. Sì? Cadere sul mio bel sederino sarebbe troppo imbarazzante. Parte dell'avventura si svolgerà in questa zona per quel che ricordo, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Per il momento direi che possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. Di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!